Sindaco, l'emozione è sempre la stessa a distanza di 5 anni? Sì, l'emozione è sempre, sempre forte, è chiaro che cambia rispetto alla prima elezione, perché insomma ci sono 5 anni alle spalle, 5 ancora davanti, però è l'emozione di indossare per il primo giorno di un mandato, perché oggi di fatto inizia ufficialmente il secondo mandato, questa meravigliosa fascia, segno della comunità teramana che ho l'onore e che abbiamo l'onore con tutto il Consiglio di rappresentare, ovviamente è un'emozione che si ripete ed è ogni volta più bella. Da dove ripartirà Teramo? Ma riparte dal percorso che abbiamo avviato nel corso dei primi 5 anni, quindi di fatto non ci siamo mai fermati e continueremo, come ho già detto in campagna elettorale, a portare avanti un programma, un progetto ambizioso di investimenti per la città, cercando di migliorare ovviamente le cose che sono andate meno bene, ma proiettando Teramo con la sua centralità appunto come riferimento del territorio provinciale e regionale. Con la comunità, sempre nel dialogo con la città, insieme metteremo a sistema tutto il lavoro che è stato svolto, ovviamente proiettandolo da qui al 2028, con una difficoltà che è ovviamente legata a tutte le attività amministrative e tutti i mandati, quindi sicuramente apparterrà anche a questo, ma insomma è una sfida quotidiana ed è una meravigliosa sfida quella di guidare una comunità, una città come la nostra. Da qui a 20 giorni ci sarà il primo consiglio comunale, adesso vedremo di definire con la segretaria generale i tempi, ovviamente essendo stato costituito il nuovo consiglio, oggi con la proclamazione è decaduto quello precedente, decade anche il consiglio convocato per il 5, che quindi sarà riprogrammato con il nuovo consiglio comunale, ho già informato il prefetto condividendo il percorso, la giunta dovrà essere comunicata al primo consiglio utile, quindi i tempi sono previsti dalla legge 20 giorni, ma l'obiettivo è assolutamente quello di chiudere e di definire l'assetto della giunta nei tempi più brevi possibili.